Ben ritrovati al settimo appuntamento di Casa Picerno. Oggi tocchiamo un argomento che più delle volte è un lavoro che sviluppa i problemi quinte, ma che è fondamentale per una squadra, e parliamo dell'aspetto fisico e mentale. Lo facciamo con il nostro staff tecnico, il prof Claudio Capacchione, e il nostro preparatore atletico Ivano Radice. Buon pomeriggio. Salve. Salve, buonasera. Partiamo dal nostro prof. Prof, sei arrivato in corso d'opera. La domanda faccio sempre quando arrivano di noi anche noi giocatori: raccontaci un po' le tue prime sensazioni dell'impatto nel mondo rossoblù. Una società di alto livello, organizzatissima, una struttura super organizzata, devo dire una chicca per la Serie C in generale. Insomma, io qualche anno l'ho fatto in Serie C, per cui ho visto le realtà e Picerno non ha nulla da invidiare a nessuno, anzi, può diventare un modello. Come ha trovato i ragazzi, dove si sta lavorando ad oggi? Stiamo lavorando, ma più su un aspetto tattico, perché l'aspetto tattico è fondamentale ed è sinergico all'aspetto atletico, fisico, che si voglia dire, così come l'aspetto della tattica e della tecnica individuale. Domanda che sorge spontanea: come si preparano le sedute al pensiero atletico dei ragazzi? Viene studiato un programma in base alle partite oppure no? Oppure c'è uno step proprio che va stagione passo dopo passo, Ma passo noi alla stagione? prima di tutto stiamo tenendo conto di una certa gradualità, perché naturalmente sono cambiati sicuramente i ritmi di lavoro, sia della seduta propriamente detta, per cui cerchiamo di fare tutto gradualmente per portare poi diciamo, a un certo livello di assorbimento dei carichi di lavoro tutta la squadra. Per cui stiamo facendo una cosa graduale, è il caso di dire. Passiamo la parola al nostro Ivano Radice, il nostro operatore atletico, che affianca il prof sulla parte atletica e per infortuni. Per te, picernese di origine, arrivi in una società del tuo paese, raccontaci un po' le tue emozioni, partiamo un po' dall'inizio, cosa ti ha spinto ad accettare la proposta di Picerno? Salve a tutti. Allora, la mia storia già in passato, diciamo, si è evoluta già da piccolo, fondamentalmente, quando già giocavo qui a Picerno, quel pochissimo periodo diciamo, da giocatore, da portiere. Quindi poi da lì l'amore per il paese mi ha portato a dire subito di sì, come appena ho avuto questa proposta dal direttore, fondamentalmente, che io lo voglio ringraziare di persona, che mi ha dato questa possibilità Che di... effetto fa? Tu che sei nato e Sì. cresciuto in Picerno, hai cercato anche con questa materiale con questa società, ritrovarsi ora dall'altro lato, dalla parte colui che prepara i Certo, giocatori a. l'effetto è bellissimo, l'effetto è diciamo, emozionante, perché vedere i tuoi amici che sugli spalti che ti incitano e che ci tengono al lavoro che noi andiamo a fare durante la settimana ti rende di gioia. Vedere i giocatori che comunque tu dai il tuo contributo a un campo a 360 gradi, ci metti tanta passione, ti rende pieno di gioia, ti fa stare bene, ti invoglia a fare sempre meglio. Poi, da quando è subentrato anche il mister, l'aspetto lavorativo è anche un po' cambiato. Anche pure i minimi particolari sono importanti affinché la squadra possa andare bene. Il tuo rapporto con i ragazzi, perché dall'esterno sinceramente vedo sempre un rapporto molto amichevole, oltre professionale, ma anche c'è anche tanta amicizia che coinvolge il vostro lavoro. Certo, io molti ragazzi li conosco già da diverso tempo, in passato come Emanuele, che sono 9 anni che gioca qui a Picerno. Questo è il quinto anno che sto con il Picerno Calcio, e quindi c'è questo rapporto molto confidenziale e amichevole, che ti porta comunque ad avere
un rispetto reciproco con lo spogliatoio stesso. Poi ci sta anche Dettori, che sono stati due anni col Potenza, e comunque questo è il terzo anno che stiamo insieme, quindi fondamentalmente hai questo, diciamo, questa confidenza tale che ti porta ad avere un rispetto reciproco sia all'interno che fuori dal campo. Prof, come stai trovando? Ma io veramente bene, proprio per il principio che il mister ha dello staff, che è un completo coinvolgimento sotto tutti i punti di vista, non può essere che positivo, perché sei parte integrante della seduta e dello staff stesso. Questa devi vedere. Anche tu mi hai anticipato, mister, anche durante la sua presentazione, ma anche durante la conferenza stampa, ha sempre elogiato un po' il suo staff tecnico, perché è il gruppo che crea comunque unione, che dà forza all'intero organico. Veramente è un concetto di concepire il calcio, diciamo, avveniristico, perché futuro, perlomeno, futuristico perlomeno, perché lo staff in generale deve saper fare tutto, quindi in questa parola si viene compreso un po' quello che è il concetto che il mister sta proponendo e di quello che si cerca di raggiungere come obiettivo, insomma. Non sfondo che è un po' il vostro lavoro, perché siamo nella palestra dello stadio Nando Curcio Picerno. Ritorno alla nostra narrativa, come sta la squadra dal punto di vista fisico, dove si sta lavorando di più in questo periodo? Allora, la squadra sta crescendo su tutti i punti di vista, fondamentalmente, ma come del resto è un periodo che ti porta ad avere la crescita, la crescita di stimoli, la crescita di lavoro, quindi fondamentalmente il carico che è stato fatto durante la fase di ritiro, quindi durante la fase iniziale, ti porta comunque a vedere miglioramenti notevoli con il giocatore stesso, quindi in campo. Attualmente stiamo lavorando in maniera un po' differente, come ha detto Claudio prima, in maniera sinergica con il mister, e stiamo vedendo che qualcosa in più ci stanno dando i ragazzi, quindi questo è fondamentale. Non è solo in sé per sé la figura del preparatore, ma è la figura è lo staff che ti porta ad avere il risultato ottimale con la squadra. Ritorno al nostro prof Claudio Capacchione. Prof, domanda tecnica. Siamo ormai stagione invernale, il clima è anche cambiato, penso che anche voi lo state notando. E chiedo informazione tecnica. C'è preoccupazione in questa fase da cui si infortuni per un preparatore atletico? In generale, diciamo, la preoccupazione vige sempre, perché uno degli obiettivi, sinceramente, di uno che fa questo lavoro è quello di portare sempre la squadra integralmente alla domenica. Diciamo che effettivamente fare allenamento a 5 gradi, o a 4 gradi che sia, o a 6 gradi, voglio dire, ti porta a prolungare un po' la fase di riscaldamento, che può essere fatta a secco o viene fatta anche e soprattutto con la palla, per cui voglio dire, qualche attenzione in più, però voglio dire, non è quello il problema. Potrebbero anche succedere a 15 gradi gli infortuni, secondo me, però voglio dire, sì, un occhio particolare lo diamo, dai. Ok, quindi teoricamente il modo di l'allenamento, il metodo non cambia, cioè l'impostazione, no, è quello che l'allenamento, per farmi capire, che ha un preparatore atletico ottobre o a settembre è differente rispetto al periodo invernale, oppure è differente solo perché tra virgolette in preparazione i volumi sono un po' più alti e più ampi, è normale questo, è metodologia. Poi adesso invece o a 15 o a 7 gradi, diciamo,
le intensità sono quelle che vengono predilette da un punto di vista dell'organizzazione della seduta di allenamento. Tornando al nostro prof, Avellino, ora in Palermo c'è stato un dispendio fisico anche sui ragazzi, si sta lavorando ora su una fase di recupero, come sta dal punto di vista atletico? Sinceramente il post gara, noi che sia l'Avellino, che sia diciamo Palermo. Il Palermo o che sia quella che verrà, che è la Fidelis Sandria, noi diamo moltissima importanza al post gara, perché cerchiamo di far sempre una fase di recupero integra ed importante, sia da un punto di vista alimentare, ma sia dal punto di vista anche dell'applicazione di alcuni principi del post allenamento. Mi accodo alla parola recupero, passo la palla a Ivano Radice. Parlando di infortunati, c'è un infortunio di un giocatore tanto atteso, che è Diego Albadoro. Come procede il suo recupero? Finalmente lo vediamo in campo, finalmente lo vediamo in palestra, finalmente lo vediamo tra di noi nello spogliatoio. È un uomo spogliatoio, un ragazzo eccezionale sia all'interno che fuori dal campo. Innanzitutto volevo precisare questo. Dal punto di vista atletico, ci siamo confrontati con chi di dovere ha fatto tutto il percorso con lui a Villa Stewart, e da lì stiamo formulando un lavoro di recupero differenziato. Questo lavoro da ieri a oggi ci stiamo lavorando alla grande. Il ragazzo sta rispondendo bene, speriamo in un proseguo. E se ti chiedo i tempi di recupero? Tempi di recupero non possiamo darlo, cioè non possiamo dare una stima. Il recupero lo vediamo giorno dopo giorno, i miglioramenti li vediamo giorno dopo giorno, quindi il ragazzo è venuto ieri, quindi fondamentalmente cammina, corre, a noi quello è importante. Adesso bisogna solo lavorare, metterci il nostro, e lui ci deve dare il suo. Questo è importantissimo. Stiamo aspettando per quello che ha certo, stato certo, certo. Il giocatore che è. Non posso fare una domanda, faccio entrambi, parto sì. prima dal prof, la vittoria contro il Palermo, che emozione è stata? È un'emozione grandissima. Sono le cose belle del calcio. Picerno diciamo ha scritto un capitolo importante, storico direi, ma io personalmente sono stato felicissimo per tutti, per la città, per la società, per tutti noi, per gli atleti, veramente un bel risultato. 4 punti in 2 partite. Avellino ha fatto una partita di carattere, di intensità, sono queste partite che danno ancora più adrenalina? Certamente, dobbiamo sempre volere il massimo da ogni partita ha una storia a sé stante, ma noi dobbiamo essere sempre umili, dobbiamo pensare a lavorare seriamente e con la massima diciamo intensità tutta la settimana, e poi la partita si va a giocare con tutti, insomma. Chiedo se sta andando anche Ivano, che a fine partita l'ho visto correre all'impazzata, certo. Girarsi verso i propri tifosi con un paesaggio, possiamo dire, quanta emozione hai avuto in quel momento? Già vedere, vi dico subito una mia, diciamo, una mia confidenza, già vedere l'autobus per le vie di Picerno del Palermo già mi ha dato quella gioia, quell'adrenalina bellissima. Poi a maggior ragione poi vincere al Curcio è ancora di più. Io come appena ho fischiato alla fine l'arbitro non ci credevo, era come una finale per me, mi sembra un paradosso sta cosa, ma era una finale per me, una partita importantissima, che vedere la squadra del tuo paese giocare con il Palermo e vincerla è qualcosa di stupendo. Ultima battuta, la facciamo sulla prossima sfida contro l'Andria. Chiedo un po' l'aspetto atletico, perché si passa da un campo sintetico a un campo nel verde naturale. Parto con la prof,
dal punto di vista fisico, che differenza può notare un giocatore? Io sinceramente, per come la penso, posso anche sbagliare naturalmente, non ho mai dato importanza a questa cosa, perché se riesci a giocare su un campo in erba sintetica, dove gli studi dicono c'è più attrito, le frenate sono un po' più, diciamo, la fase eccentrica viene più esaltata dal fatto che il terreno crea più attrito, questo non dovrebbe creare problemi su un altro campo e né, diciamo, problemi mentali di approccio a quella che sarà la partita. La partita va fatta con la stessa mentalità qui a Picerno e va fatta su tutti i campi. È una questione di approccio positivo alla gara, insomma, di mentalità. Giusto. Ivano, vista muscolare, c'è un giocatore che può vista muscolare per scontrare dei problemi sul campo naturale? Paradossalmente i riscontri muscolari li possiamo avere sia in un campo sintetico che in un campo naturale, quindi fondamentalmente non è, cioè, non vedo questa, cioè, un po' questo paradosso che spesso viene citato, cioè, anche in conferenza da molti giornalisti sul fatto del passaggio dal campo sintetico al naturale, che può intaccare un po' la parte fisica del giocatore. Forse è il contrario, può essere il contrario, quello sì, dal naturale passando al sintetico ci sono stati un po' più, qualche problemino in più fondamentalmente, però passare al naturale il gioco si accentua notevolmente, quindi la velocità di gioco, di esecuzione è un po' differente da solo da questo punto di vista, però fondamentalmente no, a livello muscolare posso assicurarti che comunque non cambia nulla, assolutamente. Va bene, noi vi ringraziamo, concludiamo questa settima puntata di Casa Picerno con il nostro prof Claudio Capacchione e il nostro operatore atletico Ivano Radice. Grazie per questa bella chiacchierata informativa, possiamo dire, oltre che tecnica, e noi vi diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie a voi, grazie. Buona serata. Buona serata.